Buongiorno e benvenuti a Gustibus, con me Angelo Troiani all'Ateneo di Cucina Coquis. Che mi cucini oggi? Oggi facciamo un secondo piatto. Faccio una coscia di pollo ripiena, poi arrostita, con una salsa di yogurt e basilico e con degli agretti. Quindi, descrivimi un po', a parte che io qui vedo tante cose che... come le assembli col pollo? Cioè, mi manca, le arance... spiegami. Dunque, le arance sono... non sono le arance, sono le arance... le arance rosse di Sicilia, IGP. Ok. Per fare la ricetta, dunque, abbiamo la coscia di pollo, le olive, il vino, lo yogurt, finocchio, agretti, basilico, arance e scalogno. Con la coscia, le olive, il finocchietto e l'arancia vado a marinare la carne del pollo. Una marinatura molto morbida, molto leggera, molto profumata. Infatti poi andrò a utilizzare anche la scorza, questo per avere il profumo dell'arancia. Bene. Poi, per la salsa invece utilizziamo lo yogurt. Sì, lo scalogno e il basilico. Perfetto. E di contorno invece utilizziamo degli agretti. Ecco, cosa che io non conosco, cioè quando ho letto la ricetta inizialmente ho detto gli agretti sarà un tipo di agrume, va bene, ok? Poi sono arrivato e ci sono soltanto le arance, sarà... Allora, gli agretti sono una verdura stagionale, fortemente stagionale, si sono solo in questo momento della primavera e nell'Italia centrale e anche al sud si chiama agretti. Al nord, diciamo dalla Romagna in su, si usa più chiamarla barba del frate, è una verdura molto rinfrescante. Allora, okay. Dove cominciamo? Allora, cominciamo con la coscia di pollo. C'è da fare la marinatura o facciamo prima qualcos'altro? No, prima la devo dissossare. Okay. Quindi in maniera molto semplice, soltanto un osso tiriamo via. Quello centrale. Che questo, sì, la parte finale dove l'osso che attacca all'anca. Quindi in maniera molto semplice, con il coltello porto giù la carne, i nervi e lo dissosso. Non l'ho mai visto fare, sai. Ok. Ora tolgo via un pochino il grassetto. Mi piace molto la coscia di pollo perché, a differenza del petto, è una carne che è una carne bianca, però è più rossa del petto, vedi? Sì, effettivamente okay. Sì. Forse anche più, cioè tiene meglio, è una mia impressione. Sì, mi permette di fare una cottura, diciamo, appena appena più rosea e poi più saporita. Ora abbiamo finito di sossare, quindi passiamo a fare la marinatura. Ok. Se mi prendi per favore l'arancia e lo spicchio di aglio, grazie. Arancia e aglio. Ma sai, anche nella tradizione lo ritroviamo spesso l'abbinamento all'arancio e l'aglio. Ma dovrebbe essercene uno che avevo già pulito. Ah beh, ti sei portato avanti quel lavoro, dillo. Sì, lavoro, sì. Ok, ora mettiamo. Allora, la mia domanda blanda, anche qua però va tolta l'anima dall'aglio, sì, ok? Poi faccio questo lavoro, tolgo la pelle, solo la prima parte della pelle, dalla carne. Così do la possibilità di marinare... la tutte carne due le parti, proprio, okay. Sì, ok. Allora teniamo un pochino così, poi la giro. E questo per circa un'oretta. Il pollo ha marinato, sì, un'ora, ha riposato. Ok, ora? Ora, cuociamo gli agretti, li abbiamo puliti, adesso li butto in acqua e sale. Hanno puliti circa semplicemente 3 minuti di cottura. Sciacquati, cioè te lo dico perché non ho mai visto gli agretti in vita mia. Li abbiamo quindi... sciacquati e poi dopo tolti dal gambo centrale. Diciamo dal corpo centrale. C'è un gambo centrale. Sì, c'è un gambo centrale più legnoso che va tolto. Va bene. Ok. Poi, ora, vado a fare il pollo ripieno. Vado a riempirlo. Vedi, ho tolto la pelle, mi rimane soltanto la carne. Ora, lo vado a condire, lo condisco. Col finocchietto. Sì, abbastanza finocchietto. Metto un pochino di olive. Il profumo dell'aglio e dell'arancia ovviamente sono già nella carne. Sale e pepe. Pizzico di sale, pizzico di pepe. Adesso chiudo. E solo adesso rimetto la pelle. Così facendo la pelle rimane tutta all'esterno, mi protegge il pollo nella cottura e rimane bella croccata. Mai visto, vedi? Lo lego. Questa parte la lascio, diciamo, in maniera naturale. L'ultima parte della coscia. Sì, della coscia, rimane attaccata all'osso, mi dà un bel sapore. E quest'altra parte invece... poi farò un rollè. Ora con lo spago faccio questo. Chiudiamo lavoro. Tutto. Sì. Senti, ma c'è sempre il discorso degli agretti che devono essere messi in acqua con una temperatura minore a 100 gradi, qua studiato. Sì, ora li togliamo. Non li freddo, dovrei freddarli se dovessi mantenerli, se dovessi cuocerli e poi dopo tenerli per una preparazione, diciamo, che farò dopo. Invece in questo caso vado a fare subito la preparazione, quindi li scolo soltanto. Il loro percorso termina qui, insomma. Sì.
e questo okay. È fatto. Adesso faccio una come tecnica, possiamo? Diciamo che viene molto utilizzata oggi, anzi, abusata. La tecnica di cottura a bassa temperatura. È vero, sai, non l'ho mai fatta, però sento okay. parlare tanto. Sì, nel mondo diciamo professionale significa avere una macchina in sottovuoto, dei sacchetti per chiudere il prodotto dentro il sacchetto, poi temperature basse, bassissime, tutte tempi cose lunghissimi. Che abbiamo a casa, insomma, sì, il tempo okay. soprattutto. Soprattutto. E in questo caso invece io lo faccio, ma lo faccio con una tecnica semplice. Quindi cosa faccio? Mi avvalgo soltanto di un pochino di carta stagnola. Così ci chiudo la coscia dentro, semplicissimo, formo chiudi una caramella come si suol dire. Sì. Ok, adesso lo cuocio nel forno a una temperatura bassa, intorno ai 75 gradi, circa 40 minuti. Poi perché tutto non lo funzioni... apro mai, cioè vado a fiducia praticamente. Ah sì, dobbiamo avere un pizzico di esperienza, perché tutto funzioni bene, per assicurarmi che tutto funzioni bene ci metto anche un pochino di acqua, così il prodotto non si asciuga, quindi bene. In maniera molto semplice. Allora, abbiamo preso il pollo, l'abbiamo disossato, l'abbiamo farcito, l'abbiamo messo prima a marinare con l'arancia e l'aglio, poi dopo l'ho profumato con un finocchietto e con le olive. Quindi ho rotolato la carne a formare un salamino. Chiuso poi dalla sua pelle, così ora me lo protegge nella cottura che faccio adesso e dopo diventerà la parte croccante. Perfetto. Quindi, mi chiedo, adesso che cosa adesso facciamo? Andiamo a fare la salsa, quindi un goccio di olio, un pochino di acqua, perché non voglio che diciamo che lo scalogno prenda colore, è la base di questa salsa è lo scalogno. Come mai lo scalogno, ad esempio? Cioè, è più semplice trovare cipolla o aglio, ad esempio, in cucina. Beh sì, diciamo che lo scalogno interpreta un pochino tutte e due messe insieme, no? È un po' pungente come l'aglio, ma è dolce come la cipolla, ha la dolcezza della cipolla. Allora. Ma come taglio io quando cucino? Stessa identica cosa, guarda. Quindi, dentro, e lo faccio, diciamo, appassire, eh? Poi dopo andiamo a mettere il vino bianco, facciamo ridurre un pochino, poi lo yogurt, riduciamo appena appena un pochino e poi andiamo a emulsionare insieme al basilico. Quindi verrà fuori una salsa cremosa e verde. In poche parole, frulliamo poi tutto insieme. Sì, frulliamo tutto insieme. Perfetto. Ora che il pollo è pronto, lo tiriamo fuori. A temperature basse, che poi 70 gradi proprio basse non sono. Beh, diciamo per toccarlo con le mani magari no, però non è un pollo che non ha una temperatura altissima. No, è vero. Ora, vedi? La carne, vedi che non ho perso liquidi, guarda, vedi non ho perso assolutamente nessun liquido. Infatti. Adesso, con questa cottura, cosa è successo? È successo che la temperatura è arrivata dentro piano, piano, piano. Quindi la carne non si è stressata, non ha subito quello che si chiama lo shock termico, non si è chiusa e di conseguenza non mi ha buttato fuori i liquidi, come dicevo poco fa. Quindi non diventa stupposo, che è quello non che mi interessava. Non diventa stoppacciosa. Poi cosa succede? Che il liquido, la proteina, ora è solidificata, cioè cuocendo ha coagulato. Quindi adesso anche andando a fare una rosolatura e di conseguenza una cottura un pochino più violenta, però non ormai non perde più. Diciamo che un pochino l'ho messo in sicurezza. Benissimo. Okay. Se poi aspetto un poco che la temperatura interna scende un pochino è ancora meglio. Beh, direi che la prima cottura è fatta, ma adesso... Adesso lo dobbiamo rosolare e finire di cuocere in forno. Nel frattempo abbiamo la salsa. La salsa, lo scalogno ha ridotto. Bagno con un pochino di vino, sì, un po' per dargli un po', per dargli un pochino di acidità. Poi aggiungo lo yogurt. Ecco qui. Adesso faccio cuocere poco, solo 2 minuti. E poi vai. Sei il mio attimo di gloria proprio fra me e lo yogurt, capisci? Ora un goccettino di olio. Adesso la pelle prende subito colore perché avendolo cotta prima l'ho diciamo sfibrata, adesso in pochissimo tempo si rosolerà. Poi finiamo la cottura, diciamo, riportiamo a temperatura o finiamo la cottura nel forno per circa 5 minuti e il pollo è pronto. È pronto? Sì. Ma posso farti una domanda? Questa ricetta l'hai imparata, l'hai trovata da qualche parte, l'hai inventata? No, l'ho inventata.
Ho messo insieme un pochino di cose. Come chi è venuto esattamente? La cucina funziona un pochino come se dovessi costruire una musica. Ci sono alcune questioni che sai che funzionano. Dopodiché ci devi mettere il tuo. E poi devi saper mantenere gli equilibri. Gli equilibri li mantieni con l'esperienza. Sai che se fai quella cosa la puoi portare avanti, sì, per un po', non devi eccedere. Sai che l'altra cosa... Ok, quindi questo è un pochino il gioco. È un puzzle. Qualche volta si prova, si sperimenta e si fa completamente tutto da zero o tutto nuovo. Qualche volta invece, molto più spesso, ci si affida a delle questioni già assodate, che sono magari delle idee o dei processi della tradizione. Allora. Insomma, basta bilanciare bene. Sì. Adesso prendiamo mini pimer, qualche foglia di basilico. Amico in cucina. Sì. Infatti sai che è? Lo faccio io. Ormai sei diventata brava, non mi dà più gusto. Mi togli lo scettro, va okay, bene. Ok, quindi ti lascio basilico. Spazio e vedo un po' che cosa fai. Butto dentro. Il solito goccettino di olio a crudo mi serve, che è in fondo. Basta così. Ora dobbiamo passarla, quindi il setaccio, che è lì. E la rimettiamo qui? Sì, la possiamo rimettere lì. Ok. Brava Giulia. Però sono in pochissimo tempo perché fa la caramellizzazione, diciamo, degli zuccheri, si chiama così questo processo, in maniera molto molto veloce. Il pollo, la salsa è pronta, l'abbiamo rigenerata. Il pollo è nel forno per farlo salire di temperatura, diciamo, per rigenerare anche il pollo dopo averlo rosolato. Però è stato comunque a bassa temperatura, ce l'abbiamo soltanto prima sì, finito, ora invece sì, l'abbiamo solo finito. Abbiamo, così abbiamo ottenuto una bella rosolatura. Chiudo il concetto della cottura a bassa temperatura. Sai perché mi piace? Perché secondo me rispetta molto di più il prodotto. Perché le tradizioni, è vero, sono una questione importante, sono sempre molto belle, ci consegnano sempre una radice importante, però si possono migliorare. In questo caso, per esempio, noi siamo abituati a rosolare e poi dopo finire la cottura. Il mio consiglio? Facciamo prima la cottura, magari una cottura morbida, come e poi volta. Rosoliamo. Se noi facciamo questo procedimento, la rosolatura è una rosolatura più friabile, più bella, più croccante e più vera. Questo è un è buon mio consiglio da chef. Ora, mi è piaciuto. Vado ad impiattare, mentre se vuoi tu puoi fare il recap. Sì, abbiamo dissossato la coscia e marinato per circa un'ora con arancia rossa di Sicilia e GP ed aglio. Nel frattempo abbiamo bollito gli agretti e scolati. Abbiamo fatto passire lo scalogno in olio, aggiungendo vino bianco e un goccio d'acqua. Abbiamo ridotto di poco e quindi abbiamo aggiunto lo yogurt e cotto ancora 2 minuti. Emulsionando poi con l'aggiunta del basilico, un filo d'olio a crudo, lo abbiamo passato al setaccio. Abbiamo condito la coscia marinata con buccia d'arancia grattugiata, finocchietto, sale, pepe ed olive. Abbiamo richiuso la coscia a rollette tenendo la pelle sull'esterno e legato con uno spago. Avvolta poi in carta stagnola e cotta in forno per circa 40 minuti a 70 gradi. Tolta la carta, abbiamo leato una padella e rosolato la coscia, salata e pepata. Abbiamo poi rinfornato per circa 5 minuti e tu hai terminato con un giusto impiattamento. E io ovviamente mi prodigherò ad assaggiare il piatto. Come al solito. Però se qualcuno si è perso qualche passaggio, vuole vedere meglio gli ingredienti o anche magari le quantità, possiamo tranquillamente andare a rivedere tutta la ricetta su www.lasette.it/gustibus, oppure potete vedere con noi la prossima ricetta la prossima settimana, sempre con me ed Angelo, sulla 7 alle 11. Ha detto tutto lei, io non faccio altro che salutare. Ciao.